Per prima cosa, diciamo, l'obiettivo in pratica di queste presentazioni è giusto di ricordare alcuni aspetti fondamentali che sono poi alla base di tutte le attività condotte da tutti voi, da tutti noi, in ambito, diciamo, di conservazione dell'ambiente e di iniziative, diciamo, di con tutela. Primo aspetto, perché è importante la Posidonia? Beh, le praterie di Posidonia oceanica sono un elemento fondamentale per la qualità degli ambienti litorali su cui si basano la pesca artigianale, lo sviluppo del turismo costiero in particolare. E quindi a questo punto, in maniera molto sintetica, la protezione e la conservazione delle praterie di Posidonia sono giustificate sia per il loro altissimo valore patrimoniale, e quindi in una logica, come diceva giustamente il direttore prima, Grimaldi, di capacità di produrre una notevole quantità di servizi ecosistemici, ma anche per ragioni sociali ed economiche dirette di interesse per l'uomo. È una specie endemica del Mediterraneo, l'abbiamo soltanto nel nostro Mediterraneo, e per questo motivo dobbiamo fare attenzione a come ci muoviamo nei suoi confronti. È una specie che ha una crescita molto lenta, esemplari sono stati valutati con età superiore ai 1000 anni, e questa, diciamo, sua però capacità in realtà diventa, che a questo punto si manifesta però nell'arco dei secoli, per cui la vita umana non ci consente di capire come stiamo andando nella gestione delle nostre attività nei confronti della Posidonia, in realtà costituisce anche una delle sue principali cause di vulnerabilità e di fragilità, soprattutto legate a perturbazioni provocate dall'uomo negli ultimi decenni. Come è stato accennato, come ben sapete, vive dalla superficie fino ai 20-45 metri di profondità, e quindi la rende più direttamente di interesse e di impatto dalle attività di gestione umana della costa, e ovviamente la sua presenza è funzione, diciamo, della trasparenza dell'acqua e anche, diciamo, di possibili problemi legati alla dissalazione delle acque. Sappiamo che, diciamo, è sensibile a in pratica non è presente là dove ci sono le foci dei fiumi, perché è sensibile ad una, diciamo, discesa della salinità costiera. Una particolarità molto importante, che poi è stata ripresa da diversi relatori che mi hanno preceduto, cioè in realtà l'insieme e quelle foglie è in grado di intrappolare il sedimento che a questo punto, diciamo, insieme con le radici e i rizomi, va a costituire un qualche cosa di molto particolare che i colleghi francesi, mutuando un termine dei pescatori marsigliesi del secolo passato, hanno classificato come mat. La possiamo vedere nell'immagine sulla destra, è una cosa che può, insieme, diciamo, una struttura che può arrivare a diversi metri di altezza e che in alcuni casi, nei millenni, può far sì che la Posidonia, risalendo soprattutto nei piccoli golfi, possa arrivare alla superficie del mare, creando quello che in pratica viene chiamato una barriera, un recife barrier. Ne abbiamo diversi, alcuni ancora alcuni, lungo le coste italiane. E queste in realtà, diciamo, sono delle emergenze ambientali che, se distrutte, in pratica, avendo più migliaia di anni, vengono in realtà sacrificate definitivamente, soprattutto in una logica di vita umana e di ciclo della vita umana. Perché è importante? Beh, in realtà il Mediterraneo, la prateria svolge di Posidonia un ruolo paragonabile a quello di alcune foreste terrestri, pur essendo molto più importante. Giusto una carrellata rapidissima: polo di biodiversità, produce elevate biomasse che poi vengono esportate anche negli habitat marini circostanti, ma è area di riproduzione e primo accrescimento di molte specie ittiche, fonte di ossigeno, i valori a fianco, giusto per ricordarvi, molte cose le sapete meglio di me, trappola per i sedimenti e di conseguenza è importante per combattere l'erosione. E poi, specificatamente anche col discorso delle banchette, importante difesa dell'erosione sempre dalle spiagge. Inoltre è un buon indicatore della qualità media delle acque in cui è presente tutto l'anno, e questo ben lo sappiamo, avendola poi presa come riferimento sia per la direttiva acque e adesso potenzialmente in prospettiva per quello che saranno gli indicatori della strategia marina. Tutto ciò quindi implica il fatto che la Posidonia abbia un elevatissimo valore economico, che in studi, diciamo, di economia ambientale è stato valutato ad essere 3 volte quello delle barriere coralline, 10 volte quello delle foreste tropicali e 100 volte quello delle praterie terrestri. Per cui è un qualche cosa che, diciamo, dal punto di vista valenza per l'economia umana è sicuramente molto importante. La prateria di Posidonia però è anche oggetto di regressione.
che è diventata, diciamo, veramente considerevole negli ultimi, a partire dagli anni 50, e che in alcune siti è addirittura stata stimata ad essere arrivata al 90%. Fondamentalmente le cause sono antropiche. I principali fattori di regressione sono il ricoprimento, proprio fisicamente la copertura della posidonia da parte di sedimento o di altre strutture e infrastrutture, modifica dei flussi sedimentari, diminuzione della trasparenza dell'acqua, ancoraggi, pesca a strascico, illegale ovviamente, inquinamento, competizione determinata dalla comparsa di specie non indigene che nel frattempo, grazie anche, diciamo, alla capacità dell'uomo di impattare in maniera molto diversificata l'ambiente naturale, si sono verificate, e anche situazioni di sovrappascolo, per cui in alcuni casi situazioni di sovrappesca di predatori hanno portato allo sviluppo di specie erbivore incontrollato che a questo punto poi si alimentano di posidonia. Questa è giusto un'immagine per mostrare cosa può fare semplicemente una catena sul fondo, creando una, quasi essa stessa una trincea su una prateria di posidonia. Quindi di frequente la regressione inoltre va presa in considerazione che è legata a una somma di cause, quindi non c'è in generale la situazione soltanto lo strascico illegale, soltanto, ma in realtà c'è una sinergia di concause. Testi normativi che si applicano alle praterie. Beh, l'importanza ecologica ed economica della prateria è ormai cosa, diciamo, chiaramente categorizzata a livello nazionale, europeo e internazionale. Internazionale in una logica di Mediterraneo, è una specie che abbiamo soltanto nel Mediterraneo e quindi è protetta dalla Convenzione di Barcellona che, come UNEP, si interessa proprio del nostro mare. La tutela diretta quindi arriva giusto. Veramente carrellata, Convenzione di Berna, Convenzione di Barcellona, la direttiva Habitat, per la quale la posidonia è habitat prioritario, per cui per il quale non soltanto c'è la massima protezione, ma addirittura per il quale è previsto che vengano istituiti siti di interesse comunitario specifici. E in alcuni casi, come in Francia, in Catalogna, nella comunità valenzana, ci sono proprio delle leggi specifiche che proteggono la specie. Inoltre ci sono tutta una serie di iniziative a livello mediterraneo condotte per la tutela indiretta, legata alla creazione di aree marine protette, che spesso hanno al loro interno praterie di posidonia, la regolamentazione dei divieti degli scarichi, delle attività di pesca, motivo per il quale attrezzi trainati sono vietati al di sopra dei 50 metri o delle 3 miglia della costa, proprio per evitare l'impatto anche su questo habitat. E soprattutto poi gli studi di impatto per ogni richiesta di autorizzazione per progetti che potrebbero danneggiare l'ambiente. L'abbiamo sentito questa mattina in maniera molto efficace, brillante. Quali sono potenzialmente i progetti che danneggiando l'ambiente possono interessare la posidonia? Beh, sono veramente tanti e molto diversificati. Come ben sapete, gestione delle spiagge, semplicemente la rimozione delle foglie di posidonia può costituire già un problema abbastanza grosso, ma le opere del suo demanio marittimo in generale, gli ormeggi, la delimitazione della fascia di balneazione, anche semplicemente la messa a mare di corpi morti con boe per delimitare l'uso ovviamente di attrezzi da traino, gli impianti di piscicoltura, la messa a mare di scarichi di riflui, sia per l'impatto fisico, sia per gli inquinamenti, sia per il fatto stesso che abbiamo visto essere specie sensibile alle acque dissalate, lo scarico, i rifiuti di solidi e poi, ultima ma non per importanza, la posa di cavi di condotte. È possibile ripristinare le praterie distrutte? Domanda, diciamo, un po' retorica. In effetti la ricolonizzazione naturale a seguito di scomparsa è estremamente lenta. E quindi si è tentati di ricorrere al reimpianto, come si fa normalmente, diciamo, a livello terrestre. Ci sono diverse tecniche, e alcune di queste ormai sono diventate, diciamo, abbastanza efficaci, poi lo vedremo questa mattina. E un aspetto però, diciamo, che va preso in considerazione è costante, l'estrema lentezza di ricrescita della pianta. Questa c'è, diciamo, nella situazione naturale e c'è anche nelle iniziative che si conducono. Tutto questo in realtà quindi implica il fatto che ci vogliono decenni per riuscire a valutare realmente l'eventuale successo di esperienze condotte in Mediterraneo. E un aspetto fondamentale che deve essere preso in considerazione in generale è quello che le tecniche di reimpianto di posidonia non devono essere un alibi per nuove distruzioni, ma devono essere invece, come si diceva questa mattina, occasione per andare a recuperare situazioni alterate.
Quindi il rimpianto può essere preso in considerazione nonostante i costi estremamente elevati, deve però inserirsi in una gestione integrata degli ambienti costieri a scala di regioni e di grandi dimensioni e richiede un'analisi approfondita dei costi e risultati del rimpianto e quello di tutela di ripristino e della qualità degli ecosistemi costieri. Quindi deve essere un qualche cosa, un po' come ci è stato testimoniato anche semplicemente già dalla prima presentazione del sindaco che c'è stata poco fa, della necessità di supportare in maniera adeguata le realtà locali, i sindaci, ma soprattutto tutto questo in un contesto di gestione di ampi spazi di costa. Però sicuramente il sindaco è la figura, diciamo, strategica, ruolo, figura essenziale, perché poi è colui il quale deve gestire in una logica anche nazionale, nella quale la gestione del demanio è passata alle regioni e dalle regioni alle municipalità. In realtà è il sindaco, poi diciamo, sono i politici locali che devono avere un'informazione sintetica, una visione adeguata, soprattutto anche su quello che è la Posidonia e la sua valenza. Per rispondere a questa esigenza, a livello di RAXPA, cioè la zona RAMOGE, quella di cui ha parlato stamattina anche il direttore Grimaldi, perché quando ha citato il professor Fierro era il primo presidente di questo accordo, ormai qualche decina di anni fa, beh, in pratica il RAMOGE ha organizzato e ha realizzato uno studio e quindi una pubblicazione che quindi io credo sia particolarmente importante proprio in una logica nata per come target il sindaco costiero della zona RAMOGE, quindi di Francia, Monte Carlo e Liguria, ma di qui in realtà il prodotto poi è stato ritenuto attualmente, diciamo, valido come informazione di carattere generale, che è stato tradotto non soltanto in italiano e in francese, ma pochi anni fa è stato aggiornato e messo anche in una versione in inglese. Nella quale in pratica c'è una presentazione di sintesi di tutti i diversi aspetti che ha come target fondamentalmente, tra virgolette, l'amministratore locale, in modo che abbia la visione d'insieme di sensibilità, vulnerabilità, ma anche aspetti prospettici. C'è una proposta di strategia decisionale da applicare prima di avviare iniziative di rimpianto. Sono questi 5 punti. Il sito dell'impianto deve essere già stato occupato da Posidonia, devono essere cessate le cause che hanno portato alla scomparsa di Posidonia, il rimpianto non deve essere effettuato in prossimità di praterie molto vaste, non può essere considerata una misura di compensazione per la distruzione di una prateria. Quindi. E poi il rimpianto deve essere preceduto da un rimpianto sperimentale nel momento in cui si parla di ampie superfici, con un monitoraggio di almeno 3 anni per verificarne la fattibilità. Questi, diciamo, aspetti ve li ho riportati perché in realtà, essendo stati pubblicati ufficialmente dal Centro Regionale di Attività dell'UNEP MAP, sono in realtà le linee di indirizzo che tutti gli stati che hanno firmato Barcellona devono seguire, quindi sono i presupposti per qualsiasi tipo di iniziativa che anche il singolo sindaco costiero intende prendere in considerazione. E soprattutto, diciamo, in una logica di streaming e quindi poi anche di possibili interesse da parte degli amministratori locali che seguono in streaming questa presentazione. Ho riportato in basso, diciamo, quelli che sono i 2 siti internet del RAXPA, dell'UNEP MAP e di RAMOGE, dal quale si può scaricare questo volume anche in versione italiana. Grazie.